Salve a tutti e ben ritrovati o benvenuti dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Honkai Star Rail perché mi sto letteralmente appassionando sempre di più a questo titolo e quindi mi ci sto dedicando proprio per aiutare anche e soprattutto i giocatori italiani che non sono tanto avvezzi a questa tipologia di gioco. Ovviamente il video che sto registrando oggi potrebbe risultare anche obsoleto o inutile per chi effettivamente ha già un background videoludico composto da GDR, JRPG, RPG e ovviamente tutte le categorie associate. Ma essendo sia stato Genshin un grande successo e chissà, magari Honkai Star Rail in un qualche modo possa anche eguagliare il suo fratello, chiamiamolo così, tra virgolette, ho deciso per l'appunto di aiutare tutti quei giocatori che non hanno familiarità con questa tipologia di gioco. Perché ovviamente la terminologia può essere diversa, possono cambiare alcune sfumature per quanto riguarda questi titoli, ma di base abbiamo comunque un GDR o comunque abbiamo dei ruoli predefiniti per i nostri personaggi che tendenzialmente, e tendo proprio a sottolineare la parola tendenzialmente, ci consentono di inquadrare il personaggio e poterlo inserire in una categoria ben precisa. Oggi, in questo video che sto registrando, voglio per l'appunto darvi gli strumenti per poter riconoscere i personaggi in base al loro patto o comunque alla loro classe, chiamiamola così. Incominciamo a questo punto a parlare della prima classe o del primo patto, ovvero il patto dell'abbondanza o abundance in inglese. Cerco di tradurre il tutto già in italiano perché spero che in un qualche modo si possa avere una localizzazione italiana, ovviamente in tempi brevi e ovviamente in tempi più stretti rispetto a Genshin, quindi spero con tutto il cuore di avere una localizzazione italiana e dato questo mio desiderio e dato questo mio progetto ho deciso di tradurre già da subito i nomi delle classi o comunque dei patti in modo tale da avvantaggiare chi effettivamente vuole avere una sorta di traduzione non ufficiale ma comunque una traduzione anche delle classi. Partiamo con la classe dell'abbondanza, ovvero dell'abundance, che può essere identificata con le due foglie di alloro, comunque chiamatele le due foglioline, non lo so, i due ramoscelli di alloro che si incrociano tra di loro e che al momento presentano soltanto due personaggi presenti all'interno del gioco. La prima è Bailu, quella che vedete sulla sinistra, di elemento tuono, e a proposito di questo vi dico già che sto preparando anche un video per quanto riguarda gli elementi e come vengono strutturati gli elementi in questo gioco e che funzione hanno gli elementi in questo gioco, perché non solo ci avvantaggeranno dal punto di vista strategico per breccare i nostri nemici, ma ci consentiranno anche di infliggere comunque dei danni addizionali e degli status che ovviamente ci aiutano all'interno dei vari combattimenti, ma ne parleremo ovviamente in un discorso a parte. Oggi ci concentreremo solo ed esclusivamente sulle classi, ma il riferimento agli elementi lo faccio solo ed esclusivamente per una questione di ordine. Partiamo con Bailu. Bailu è il personaggio che vedete sulla sinistra, è una curatrice, in questo caso di categoria 5 stelle, quindi di livello 5 stelle. Personaggi ovviamente più rari e quindi leggermente più forti o comunque più forti in base alla situazione delle loro controparti free to play o comunque delle loro controparti più facilmente ottenibili come i personaggi 4 stelle. In questo caso il personaggio 4 stelle, anch'essa curatrice, è Natasha, che vedete ovviamente sulla destra del vostro schermo, tipologia di danno fisico e che ci consente per l'appunto di essere una curatrice. Chi sono i curatrici all'interno, i curatori anzi all'interno del gioco? Sono tutti quei personaggi che ci consentono di ripristinare i nostri punti salute, quindi i famosissimi healer, detto in termine inglese e anche in termine propriamente gaming.
In questo caso abbiamo comunque due personaggi validissimi, una perché ha una ultimate che secondo me è decisamente migliore rispetto a quella di Natasha, ma è ovvio che essendo un personaggio 5 stelle dovesse in un qualche modo possedere una meccanica più interessante. Infatti la meccanica di Bailu è che tramite la ultimate vi consente praticamente di rianimare istantaneamente un vostro personaggio che è finito KO. Mentre invece Natasha, a mio avviso, ha una skill più comoda in alcuni versi, perché non solo ti fornisce una cura di HP abbastanza importante, ma ti consente anche di avere un effetto di HP regen per due turni. Quindi diciamo che come utilità appunto della skill, Natasha probabilmente rispetto a Bailu che cura un alleato che viene selezionato e poi altri due randomicamente con il rimbalzo della sua skill, che delle volte potrebbe anche risultare essere un po' inutile, ecco, mettiamola così. Mentre invece Natasha appunto come skill secondo me è un pelino superiore a Bailu, ma come ultimate ovviamente non c'è paragone, come giusto che sia. Andiamo avanti invece con la classe della conoscenza. La classe della conoscenza che viene rappresentata fondamentalmente da quelli che sono per quelli che sono catalogati come personaggi breaker o sub DPS. Qui abbiamo per l'appunto la categoria dei breaker, che sarà molto importante per dei discorsi che ovviamente legheremo anche agli elementi, o di sub DPS, che sono per l'appunto quegli attaccanti o comunque quei personaggi che fanno dei danni piccoli ma costanti e che quindi ci consentono in un qualche modo di essere avvantaggiati da un punto di vista strategico per quanto riguarda i danni. In questo caso parlare di sub DPS possono essere di molteplici facce. Possiamo avere DPS, comunque, anzi sub DPS in questo caso, che si concentrano di più su danni singoli, quindi su single target, oppure come nel caso di Serval o comunque di Meko ed Erta, per esempio, avere dei follow up o in generale degli attacchi che si concentrano per lo più su una scala di avversari più grande, quindi attaccare tutti i nemici insieme. Perché sono importanti questi personaggi? Perché per un discorso che stavamo facendo prima di break, e quindi infliggere uno status grazie appunto alla guardia spezzata o allo spezzamento dello scudo dei nostri avversari, abbiamo appunto la capacità di infliggere un bonus, un danno addizionale o comunque un malus addizionale in base all'elemento, ma di questo ne parleremo altrove. Questi sono appunto i 5 personaggi al momento all'interno del gioco che vengono inseriti in questa categoria. Tendenzialmente, ripeto sempre la parola tendenzialmente, proprio perché non è detto che un personaggio inserito in una determinata categoria possa effettivamente essere sempre identificato in quel modo, perché ogni personaggio, in base a come viene buildato o come viene in genere utilizzato all'interno di un team, potrebbe anche cambiare la sua sfumatura. Però tendenzialmente, come ho detto prima, questi sono tutti personaggi che aiutano il nostro party sia a breccare facilmente il nostro avversario che ad effettuare comunque dei danni distribuiti equamente a tutti gli avversari e che ci consentono in un qualche modo di avvantaggiarci dal punto di vista dei danni. Himeko è sicuramente una tra quelle che io personalmente preferisco, ma tra ovviamente Serval, che è appunto la ragazza tuono che vedete a destra dello schermo, o una Herta che vedete a sinistra dello schermo, perché comunque Himeko gioca con i break, quindi ogni volta che il party in generale effettuerà 3 break nei confronti dei nostri avversari, lei eseguirà automaticamente un follow up che attaccherà tutti i nemici. Anche Herta possiede un follow up, che è quello che si attiva quando il nostro avversario diminuisce i propri HP al di sotto del 50%, e poi che gli altri personaggi non hanno effettivamente dei follow up a parte Jing Yuan, che è l'altro personaggio 5 stelle di elemento tuono che vedete lì su schermo, ma che ancora non è uscito all'interno del gioco, ma uscirà a breve, e tra l'altro sarà un mio most wanted, se possiamo definirlo così.
che per l'appunto possiederà anch'esso una meccanica di follow up, mentre invece gli altri personaggi, soprattutto Serval, fa degli attacchi eccessivamente potenti su scala AOE, quindi su scala ovviamente di tutti i personaggi, ed è anche molto buona come personaggio, appunto molto forte, perché riesce soprattutto con i nemici giustamente deboli al suo elemento di breccare molto facilmente lo scudo dei nostri avversari. Quindi la categoria della conoscenza potete identificarla, per utilizzare dei termini comuni, ai breaker o barra sub DPS, quindi dei sotto DPS. A differenza invece ovviamente dell'altra categoria Harmony, o comunque categoria Armonia in generale, che invece sono stati identificati in generale come i buffer, possiamo identificarli come buffer. In questo caso abbiamo tre personaggi che vengono inseriti tendenzialmente in questa categoria, ovvero Asta, il personaggio fuoco che vedete sulla sinistra 4 stelle, Bronia, il personaggio 5 stelle che vedete al centro, e Tingyun, il personaggio 4 stelle che vedete sulla destra. Sono tre personaggi che a mio avviso sono validissimi, tutti e tre rappresentano veramente degli ottimi buffer. Honkai Star Rail mi ha sorpreso anche per questo, perché tutti i personaggi che sono stati rilasciati inizialmente sono buoni. Ovviamente per cominciare al meglio il gioco magari si cercano personaggi diversi, o comunque si cercano fondamentalmente dei personaggi fissi in modo tale da avere un vantaggio strategico almeno all'inizio del gioco, ma fondamentalmente tutti i personaggi che bene o male abbiamo in questo periodo di gioco, secondo me, possono essere utilizzabili. Asta viene addirittura regalata, è un altro di quei 4 stelle che viene automaticamente garantito al giocatore, è un ottimo personaggio perché consente di buffare i nostri alleati tramite il suo talento, ovvero colpire nemici differenti per accumulare degli stack che aumentano l'attacco del party, e poi tramite la sua ultimate ci consente di aumentare la velocità di tutto il nostro party. Bronia, che è il personaggio centrale di Elemento Vento 5 stelle, che ci consente non solo di aumentare i danni ma anche di manipolare in un certo senso i turni con la sua skill, perché consente al personaggio appunto di riprendere istantaneamente il turno e aumentarne i danni, mentre invece con la sua ultimate aumenta praticamente l'attacco e tutto ciò che di danno possiamo fare ai nostri avversari per tutto il party. Quindi un personaggio che comunque supporta e appunto buffa dal punto di vista offensivo tutti quanti i nostri alleati. E Tingyun invece sulla destra di Elemento Tuono, che rappresenta probabilmente, almeno per me, il miglior personaggio 4 stelle presente all'interno del gioco in questo momento, dato che con la sua skill potenzia i danni del nostro personaggio targettato, il nostro personaggio selezionato, e inoltre conferisce adesso anche un danno addizionale di Elemento Tuono che si basa sull'attacco di Tingyun, e poi la sua ultimate che invece ci consente addirittura di ricaricare 50 punti energia per, diciamo, ripristinare più in fretta la nostra ultimate. Quindi si possono comunque creare delle combo interessanti grazie a questo personaggio, e si può avere anche la possibilità di sfruttare diverse meccaniche che giustamente i nostri personaggi privilegiano tramite le loro ultimate. Successivamente abbiamo i cacciatori o gli hunter, per appunto rinominarli in inglese, sono tutti quei personaggi che tendenzialmente si specializzano in danni single target, quindi sono tutti quei DPS che concentrano la loro potenza di fuoco solo su un nemico. In questo caso abbiamo 4 personaggi che effettuano questi danni e che vengono tendenzialmente riconosciuti in questo ruolo, di cui uno ci viene praticamente regalato, ovvero Dan Heng, il personaggio che vedete sulla sinistra di Elemento Vento, e poi 2 personaggi 5 stelle che vedete al centro dal nome di Sila sulla sinistra e Yan King sulla destra, e poi il personaggio di... com'è che si chiamava?
su Shang, se non mi ricordo male, invece sulla destra, che è un ulteriore 4 stelle. 4 stelle che però non ci viene regalato, quindi dovremmo essere noi a trovarla all'interno dei banner, così come anche Sila e Yan King, che sono i due 5 stelle che giustamente possono essere trovati in questo periodo di gioco. Sila perché appunto ha il suo banner evento speciale, e Yan King dal banner permanente o dalle 5 multi scontate che possiamo ottenere all'inizio del gioco. Come detto in precedenza, sono tutti personaggi che focalizzano i loro danni sul single target. In questo caso abbiamo ovviamente Sila e Yan King essere i migliori, probabilmente, perché Sila recupera il turno ogni qualvolta riesce ad uccidere un avversario. Yan King invece aumenta il suo crit damage, il suo crit rate, e ha anche la possibilità di infliggere freeze, che secondo me è uno degli status alterati probabilmente migliori del gioco. E quindi di conseguenza riesce a concentrare una forte quantità di danno sul single target, e inoltre può anche appunto infliggere lo status di freeze. Gli altri due 4 stelle Dan Heng regalato, che comunque di elemento vento secondo me è molto molto affidabile, soprattutto all'inizio del gioco. E poi su Shang in realtà l'ho provata pochino, se devo essere sincero, non mi è dispiaciuto affatto, ma personalmente parlando preferisco gli altri. Andiamo avanti con la categoria della inesistenza, o comunque della non esistenza, chiamiamola così, tradotta in italiano, che possono essere catalogati e possono essere riconosciuti con le classi di debuffer barra dispeller. Sembrano essere la stessa cosa, ma in realtà non è così. Perché i debuffer sono tutti quei personaggi che sono specializzati nel ridurre le statistiche degli avversari, mentre invece i dispeller, nel gergo di gioco di ruolo, sono tutti quei personaggi che tendono ad eliminare i buff dei nostri avversari. Quindi i dispeller rimuovono i vantaggi, mentre invece i debuffer aggiungono degli svantaggi. Sembrano quasi la stessa cosa, ma c'è una grande differenza perché indebolire i nostri avversari significa sottrarre statistiche, mentre invece dispellare significa semplicemente togliere dei vantaggi, ma che porterebbero tecnicamente il nostro avversario alla condizione base, e se la condizione base del nostro avversario è migliore della nostra, ovviamente perderemmo comunque. Di dispeller abbiamo il personaggio a sinistra, il personaggio di Pela, personaggio 4 stelle che ovviamente può essere ottenuto all'interno dei vari banner, perché con la sua skill consente di rimuovere un buff al nostro avversario, mentre invece con la ultimate abbiamo la possibilità di debuffare addirittura i nostri avversari, che per un turno subiranno dei danni in più. Il personaggio al centro invece è il personaggio di Welt, personaggio 5 stelle con elemento illusorio, unico personaggio al momento del gioco ad avere questo elemento, molto particolare come personaggio, dato che può imprigionare i nostri avversari, quindi diciamo rinchiuderli e non farli muovere per un turno. Può anche utilizzare le sue skill per ridurre la velocità dei nostri avversari, quindi lui viene classificato proprio come debuffer, mentre invece Pela abbiamo entrambe le diciture, sia dispeller che debuffer. E poi invece sulla destra un personaggio che a me personalmente non piace, perché appunto non mi piace, in questo caso abbiamo il personaggio di Sampo. Personaggio di Sampo che, come detto prima, personalmente non mi piace, ma viene appunto inserito in questa categoria proprio perché permette con la sua skill comunque di attaccare più nemici ribalzando tra di essi i suoi attacchi, mentre invece la sua probabilmente carta forte, o comunque la sua migliore la sua migliore carta appunto del mazzo, è la ulti, proprio perché gli consente di fare dei danni di tipologia vento e poi incrementa il danno che viene inflitto dai dot, ovvero dai damage over time, quindi tutti quei danni che vengono inflitti costantemente nel tempo. Ecco perché appunto viene identificato, comunque viene classificato all'interno di questa sezione.
Forse è quello che c'entra meno, probabilmente Sampo all'interno di questa categoria, perché comunque sia Pela che Welt sono decisamente validi appunto nella categoria di debuffer e dispeller, però c'è inserito anche Sampo che appunto grazie al vantaggio di aumentare i dot consente di essere identificato in questa classe. Andiamo avanti con la preservazione, con la classe della preservazione che è per l'appunto quella dei tank fondamentalmente, tank che come dice la parola stessa servono esclusivamente a subire danni, sono appunto quei personaggi che tendono a subire i danni al posto dei nostri, diciamo, dei nostri alleati, e anche in questo caso abbiamo il nostro main character, quindi il Trailblazer, che assumendo la sua forma di tipologia fuoco, un po' come Genshin, che abbiamo un protagonista che può cambiare gli elementi a piacimento, anche il protagonista di Honkai Star Rail cambia i suoi elementi e in base a come cambia gli elementi cambia anche la sua classe. In questo caso abbiamo il nostro protagonista che diventa un tank, e diventa un tank anche abbastanza utile, oserei dire, perché riesce in un qualche modo a concentrare gli attacchi su di sé e riesce anche a proteggere tramite gli scudi i suoi alleati. Il 7 marzo, che invece è il personaggio al centro, personaggio 4 stelle, che è letteralmente il primo personaggio che ci viene fornito all'interno del gioco, che ha una capacità di pseudo tank proprio perché ci consente di ottenere degli scudi e ci consente appunto di donare questi scudi ai nostri alleati, permettendo anche di farli, diciamo di targettarli, quindi di renderli più vulnerabili agli attacchi avversari, proprio perché protetti dal suo scudo. E infine sulla destra abbiamo Jepard, che probabilmente in termini di utilità è forse quello migliore, perché da un lato tramite le sue passive riesce ad indirizzare gli attacchi verso di lui, non al 100% purtroppo, ma al tempo stesso grazie alla sua ultimate riesce a donare scudo a tutti quanti gli alleati, quindi protegge praticamente tutti, e questa è una cosa che secondo me non va assolutamente sottovalutata, soprattutto per tutti quei nemici che attaccano per l'appunto AOE, quindi attaccano i nostri personaggi tutti insieme. Avere un personaggio come Jepard che alza gli scudi e alza dei bei scudi effettivamente, secondo me è molto 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 interessante da avere nel party. Infine andiamo ad analizzare e visualizzare i distruttori, ovvero il Path of Destruction, che sono tutti quegli attaccanti o comunque tutti quei personaggi che riescono ad effettuare grosse quantità di danno, o che comunque riescono prevalentemente ad effettuare danni AOE, quindi danni diciamo a più nemici contemporaneamente. L'unico che effettivamente non c'entra tantissimo in questa categoria è Arlan, ovvero il personaggio sulla sinistra. Credo che probabilmente Arlan sia stato inserito in questa categoria perché tramite la sua tecnica, ovvero l'abilità che si può utilizzare al di fuori della mappa prima di ingaggiare lo scontro, consente appunto di effettuare danni a tutti i nemici di tipo elettro. Quindi credo che lui sia stato inserito in questa categoria proprio per questa sua capacità di fare questo attacco preventivo nei confronti di tutti. Al centro invece troviamo uno dei miei personaggi preferiti, ovvero Clara, che effettua una grandissima quantità di danni AOE grazie alla sua skill e anche grazie ai suoi counter, ma al tempo stesso potrebbe in un qualche modo essere anche definita come una pseudo tank, dato che appunto tramite la sua ultimate riduce i danni subiti, consente appunto di ricevere, cioè tendenzialmente tende a ricevere appunto gli attacchi su di sé e poi ovviamente rispondere tramite un contrattacco. Il protagonista anche in questo caso, con il suo elemento di base, ovvero l'elemento fisico, è un attaccante AOE, riesce a fare dei buoni danni singoli, ma riesce anche a fare dei danni AOE, anche se i suoi danni AOE non sono 100% distribuiti in maniera equa, perché il suo attacco tramite la skill consente di effettuare un danno in percentuale massima al nemico selezionato e poi una percentuale ridotta di danno ai nemici in posizione adiacente, quindi sia sulla sinistra che sulla destra.
Hook invece è un personaggio che si trasforma in Danny AoE proprio perché ogni qualvolta riesce ad effettuare la sua ultimate, quindi riesce ad utilizzare la sua ultimate, la sua skill si trasforma in Danny AoE. Lei nasce principalmente come danno singolo, ma ogni qualvolta riesce ad utilizzare la sua ultimate, trasforma la sua skill e quindi riesce a fare danni a tutti. Ha anche un ultimate che si ricarica abbastanza in fretta, in realtà. Non so se è data da qualche passiva, perché Hook al momento io non la possiedo, l'ho solo provata in, una de- in uno dei miei account reroll, ma anche tramite la prova che si può effettuare all'interno del gioco ho notato che la sua ultimate si ricarica abbastanza in fretta. Quindi in un qualche modo il personaggio di Hook riesce quasi sempre, mettiamola così, a fare dei danni AoE e quindi fare tanti danni ai nostri avversari. Detto questo, credo che non ci sia più nulla da aggiungere. Ovviamente le analisi dei personaggi e dei loro kit le potrete trovare tranquillamente in giro, basta che cercate. E il mio obiettivo in realtà di questo video era solo ed esclusivamente cercare di indirizzarvi verso quella che era una terminologia magari più complessa del gioco e renderla più semplice per farvi capire meglio quali personaggi sono presenti all'interno del gioco e quali personaggi magari vi servono per strutturare un vostro team e magari cercare di appunto costruire la squadra migliore. Per quanto riguarda gli elementi e la costruzione di un team, avrò modo in generale di parlarne ovviamente in altri progetti, in altri video, ma per il momento penso che la cosa fondamentale sia quella appunto di imparare e immagazzinare le basi di questi, di questa tipologia di gioco, che ripeto, per i giocatori veterani ed esperti di questo settore possibilmente sarà un video inutile, ma per tutti coloro che sono neofiti e che quindi si stanno avvicinando per la prima volta a un gioco del genere, quindi a un gioco di ruolo, comunque un RPG, magari questo video può effettivamente essere utile. Detto ciò, io non ho nient'altro da aggiungere, spero che appunto questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere magari se ci sono delle cose in particolare che vi interessa analizzare o che vi interessa in particolar modo magari conoscere appunto del gioco, e io cercherò per l'appunto di produrre nel miglior modo possibile un contenuto adatto a tutti. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo ovviamente qui sul canale YouTube oppure ogni sera sul mio canale Twitch a partire dalle ore 21. Vi aspetto, bye bye!